E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro primo live della settimana, ovvero quello del martedì. Ieri purtroppo non sono riuscito a fare il video che avrei voluto perché in questi giorni diciamo che ho un sacco di robe da fare, sto mettendo a punto alcune cose a cui tengo molto e che insomma ci sto lavorando da tanto, una delle quali ve l'ho già spoilerata un po' oggi su Facebook, è una cosa a cui tengo molto, su Facebook e su Telegram in verità. In ogni caso non vi preoccupate che il video sulle stable coins che vi avevo promesso per ieri arriverà lo stesso, ci sto lavorando su, lo sto preparando, è difficile da fare quindi non ho voluto farlo in fretta e furia solo per pubblicarlo ieri, quindi non temete, ci dedico l'attenzione che merita e arriverà. È interessante perché appunto di stable coins si parla tanto, si è parlato male di Tether, quindi vale la pena fare qualche approfondimento per capire dove sta la verità, dove ci sono rischi, quali sono i rischi, quali stable coins hanno una caratteristica piuttosto che un'altra, insomma ne parleremo ampiamente. Non voglio parlare di questo però oggi, come non ho scritto nulla su Telegram per la diretta di oggi, l'ho scritto e come l'ho shillata un minuto fa e hai ragione, non l'ho scritto in anticipo, forse dovrei imparare a shillare un po' di più quello che faccio, quindi d'ora in avanti almeno due o tre volte in un giorno lo scrivo, avete ragione, la mattina faccio il reminder. Però voi sappiatelo che, ecco, di solito io faccio l'inverso, ovvero non scrivo niente, vuol dire che ci sono il martedì e il venerdì alle 18 circa. Se per qualche motivo manco, vi avviso ovviamente con il dovuto anticipo su Telegram per evitarvi di fare la fine di Alex, che sicuramente adesso comparirà, che un giorno è arrivato, è stato qui ad aspettarmi mezz'ora, in realtà io non sono mai arrivato perché avevo avvisato su Telegram e quindi male Alex, devi essere più sul pezzo. Non capisco perché non mi arriva la notifica da Twitch, forse devi attivare le notifiche, neanche a me, mi spiace un sacco anche perché caspita, rischio di non raggiungere magari le persone che vorrei, insomma, tutti voi della community. Se puoi approfondirci un po' il discorso del post di oggi sul copy trading, assolutamente sì, infatti sarà uno degli argomenti del giorno, scandaloso, già attivata, che cosa la notifica? Boh, non lo so, è strano, mi boicotterà anche Twitch ormai, dopo YouTube che ieri ne ho approfittato per mandare un altro tweet molesto dicendogli che non vedo ancora i miei video eccetera eccetera, la loro risposta è la solita: grazie per la tua pazienza, ci stiamo guardando, ti faremo sapere, ma andate a quel paese. Va bene, allora che dire, oggi siamo ancora qua per analizzare insieme il mercato, per dare un'occhiata ai grafici, per vedere qualche news, perché oggi ci sono, ne ho selezionato un paio interessanti che già le vedete lì dietro se guardate le tabs che ho aperte sul browser, ovviamente poi parliamo un attimo del discorso Token Sets, anche se ve l'ho detto è ancora un work in progress, però è una cosa a cui voglio dedicare veramente tanta energia, perché molti di voi mi hanno chiesto, no? Mi hanno detto, ma a me piacerebbe partecipare ad alcuni tuoi trades, nonché a una strategia che magari rendi pubblica, eccetera, eccetera. Allora ho detto, ma ho scoperto questa piattaforma che è una bomba, secondo me, perché è in puro stile DeFi, e ho detto, vedo che dà la probabilità di creare appunto dei set, che sono delle strategie effettivamente che uno può seguire, facendovela semplice, e ho detto bene, uniamo tutte queste belle cose insieme e lanciamo il nostro primo prodotto. Tra poco ne parliamo bene, insomma, e vi spiego anche quali sono i miei piani futuri in relazione alla collaborazione appunto con Token Sets, soprattutto quello che vi può interessare a voi, ovvero quali sono i set che ho intenzione di andare a pubblicare, come funziona, insomma un ABC. Poi ovviamente quando uscirà concretamente la live pubblica del prodotto vi spiegherò tutto dall'A alla Z, non preoccupatevi che avrete me a vostra disposizione per capire insomma come utilizzare il prodotto, come funziona e tutto quanto. Oggi ovviamente il focus è sempre sui grafici, che come vedete Bitcoin è sempre lì ipercompresso, che non accenna a muoversi, ogni tanto fa qualche capolino fuori dalle sue comfort zone ma viene subito rispedito al loro interno. Al momento questi 9250 sono diventati veramente un attrattore di prezzo pazzesco, se ci fate caso negli ultimi giorni non ci siamo schiodati da lì, guardate che precisione, le ultime quattro candele sono dei rettangolini totalmente insulsi, senza nessun tipo di volatilità, di ampiezza, insomma
si è adagiato e le altcoins stanno galoppando un sacco. A tal proposito, infatti, eccolo Alex. Ciao Alex, stavamo parlando di te poco fa e di quando eri arrivato al live e io non c'ero e mi hai aspettato un po' e poi te ne sei andato con, insomma, il broncio. E allora, no, vi stavo dicendo che le altcoins stanno dominando la scena in questi giorni perché stanno facendo dei numeri pazzeschi. A tal proposito andiamo ovviamente oggi a esaminare quelle che sono le più interessanti. Andiamo a vedere ovviamente il settore DeFi che sta trainando ormai questa bull run delle altcoins del 2020 e andiamo anche a, come dire, mettere dei punti esclamativi dicendo attenzione, non facciamo certe cose perché ci mettono veramente a rischio. Vi ricordo che come sempre dovete seguire questa live fino in fondo per guadagnare shitcoin, dovete commentare, fare domande, utilizzare la chat, insomma interagire con questa diretta, proprio perché il bello è questo. Insomma, io leggo le vostre domande, vi rispondo, voi buttate gli argomenti, io ne parlo, c'è questo scambio di idee che è una cosa veramente fantastica che si è instaurata tra di noi e spero che continuerà in maniera sempre, come dire, migliore, sempre più organica. Allora, inizierei subito con le vostre domande, dopodiché vado a spulciare un paio di argomenti che ho predisposto, andiamo a vedere i grafici, andiamo a fare altre domande vostre sui grafici e poi basta, direi, si fa notte probabilmente. Buonasera a tutti, siete... io vi ho chiesto se eravate timidi perché non vedevo nessuno all'inizio. Ciao Luca, presente, non hai scritto nulla, ok? Non capisco perché non mi arriva la notifica. Scandaloso, già grande, già oggi siamo al top. Sì, bellissimo Token Sets. Bene, mi fa piacere comunque che siete un sacco gasati. Nemmeno a me è arrivata la notifica, ma io so che ci sei il martedì. Boh, io devo andare a rivedere, mi sa, le impostazioni di Twitch e dire che è attivata. È una cospirazione contro Crypto Gateway, ormai l'abbiamo capito. O magari non ne può più l'internet di vedermi live, perché anche ieri ero live con gli amici di Crypto Rivista. Ormai facciamo queste belle collaborazioni, insomma, con loro mi trovo veramente bene e loro mi invitano ai podcast. Io adesso gli passerò un po' di contenuti. Insomma, è un progetto che mi piace, ne saprete di più anche su questo. Sarà interessato a capire per bene come funzionano le strategie di set, ok? Anche di quello ne parliamo tra poco. È la diretta del 14/7? Allora sì, oggi è il 14 luglio 2020 dopo Cristo, ci troviamo sul pianeta Terra, non è ancora passata nessuna ambulanza, ma tra poco accadrà, sono più che sicuro. Ciao, a quando i prossimi video del corso di Trading Consapevole? Li aspetto come una nuova serie TV. In realtà ne ho in mente alcuni da fare, insomma, di altri argomenti un po' più pro. Però ecco, volevo dare il tempo un po' di digerire quelli che già ci sono, ricitando negli argomenti poi in altri video, nelle dirette e quant'altro. Investirai domani su MStable? Ho letto che non è una coin speculativa. Guarda, mi hai fatto una domanda molto interessante e ti direi, io tra poco ne parliamo di MStable, perché lì c'è il quarto tab, riguarda proprio il token MTA, e il discorso è una coin speculativa perché esce domani, siamo in piena onda DeFi, domani c'è una sorta di ICO, chiamiamola, anzi già che siamo qui, già che me l'hai chiesto, insomma parliamone di questa MTA. Quello che accadrà è che intanto che cos'è il token MTA? Il token MTA è il token nativo di MStable, che è un progetto DeFi finalizzato a creare i cosiddetti meta asset. Il primo meta asset è una stablecoin collateralizzata da altre stablecoins. È una sorta di Maker, è simile a Maker come progetto, okay? Che voi vincolate gli Ether e altre cose per creare i DAI, solo che qui vincolate altre stablecoin per creare l'MUSD, ovvero il Meta USD, che è il primo meta asset. Poi lo scopo in futuro è creare altri meta asset che hanno appunto il valore piegato ad altri asset che in teoria dovrebbero avere tutti lo stesso valore. Il prossimo sarà Bitcoin, che immagino conterrà tra i suoi collaterali, non so, c'è RenBTC, WBTC, ormai sapete che ci sono tutti questi asset cross-chain e multipli, come dire, perché c'è la necessità poi di andare a creare asset sulle blockchain Ethereum per farli partecipare al mondo DeFi.
che sta trainando questa epoca delle altcoins e delle cripto, e di conseguenza appunto si è creata questa necessità e c'è un po' la tendenza a spostare tutto sulla blockchain Ethereum. Se guardate WBTC, la sua capitalizzazione è impennata tipo negli ultimi mesi in una maniera pazzesca. Questo mostra domanda, una grandissima domanda appunto per le coin tokenizzate su Ether. Metastable crea appunto questi meta asset che sono ERC20 chiaramente, usando come sottostante collaterale altri asset che hanno lo stesso valore. MTA sarà il suo token, che avrà uno scopo duplice, diciamo. Il primo scopo di MTA sarà il classico scopo governance, ok? Ovvero gli holder di MTA potranno fare proposte, potranno votare per queste proposte per andare a modificare il protocollo della piattaforma stessa, i tassi di collateralizzazione, insomma tutti quei parametri che a noi non interessano perché non siamo addetti ai lavori, diciamo, però insomma sono veramente importanti per mantenere la stabilità e la vita poi della piattaforma stessa, perché altrimenti ci sono i rischi liquidazioni, rischi di vario tipo, che insomma non ne stiamo a parlare oggi. Il secondo scopo di MTA, che è quello che la rende tra virgolette anche un po' in equivalenza al token di Maker MKR, una coin che si addossa, è un po' un addossamento di rischio. Perché? Perché fondamentalmente i token MTA vengono utilizzati, qualora la piattaforma diventi insolvente, per ricollateralizzare i meta asset, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se un MUSD, supponiamo, perde il peg col dollaro perché c'è qualche cosa strana nei sottostanti, perché qualcosa non funziona bene, allora i token MTA che vengono che sono bloccati nella piattaforma vengono venduti a mercato per riacquistare magari il meta asset stesso e fargli recuperare valore. Quindi c'è un po' questa diluizione che rischia di far perdere valore al token MTA. Ovviamente, come nel caso Maker, è una procedura di estrema emergenza che su Maker non è mai capitata, e anche qua si auspica che non capiti mai, qualora appunto la governance faccia bene il suo mestiere. Bene, quindi questo fondamentalmente una presentazione del token. La cosa interessante è che domani alle 14 ora italiana, se non erro, andiamo a vedere, 14 UTC, no, quindi 16 ora italiana, perché noi siamo UTC più 2, ci sarà questo, non so come viene chiamato, initial qualcosa, initial liquidity pool price, insomma una specie di coinversione DeFi che sarà su Balancer, che è appunto questo pool di liquidità condivisa, che prevede un prezzo iniziale di 15 centesimi. Ci saranno 2.666.666 MTA e 400.000 MUSD, che fanno questo rapporto. Ovviamente sapete che su Balancer, come sugli altri pool di liquidità, il prezzo di mercato è dato dal rapporto dentro un pool di un asset con l'altro. Sarà curioso vedere innanzitutto domani come fluttua il valore di MTA, perché mi aspetto già dei massimi e dei minimi senza senso, e sarà curioso perché, visto il trend in corso DeFi, che comunque è pienamente galoppante, adesso io non vi sto dicendo comprate MTA, perché io non credo che lo farò, vi dico la verità, e se lo farò, lo farò con una piccolissima somma, però ecco, come in vista magari dei prossimi mesi, con la possibilità che venga listato su qualche exchange, come è stato fatto per altri, insomma sapete che tipo Comp piuttosto che Cav, piuttosto che BAL, piuttosto che insomma tutti questi token dell'ecosistema DeFi sono stati poi listati sui major exchanges e hanno fatto dei grossi numeri, anche prima li fanno in realtà, proprio perché c'è questo fortissimo trend, soprattutto considerando che i grossi capitali, cioè quelli veramente milioni, molti milioni, immaginatevi un fondo che vuole esporsi in DeFi, non può acquistare un token in una situazione del genere, perché ci sono dei problemi di illiquidità, quindi slippage ciclopico e cose simili. Di conseguenza loro, per esporsi, devono attendere il listing sui big exchanges, quindi maggior liquidità, e quindi c'è la possibilità, che è la prima volta forse che la si vede nel mondo DeFi, di arrivare un po' in anticipo rispetto appunto ai grossi fondi. Ed ecco, io non prevedo il futuro, non ho la sfera di cristallo, ma
insomma, penso che MTA seguirà un po' il trend che attualmente è in corso. Adesso poi magari domani stangata al mondo DeFi, però sinceramente io quasi quasi una grattatina ce la faccio. Non faccio un acquisto grosso semplicemente perché la mia politica la conoscete. Non voglio farmi tentare di nuovo come nel 2017, che mi sono fatto tentare dalle ICO, ho perso. E poi ho detto mai più ICO, voglio almeno uno storico di un po' di mesi sul grafico prima di determinare il vero prezzo di un asset. Qua siamo in una condizione particolare, magari, non lo so, qualcosina ce lo si può buttare, però ecco, mi raccomando, è sempre un investimento ad altissimo rischio e chiaramente il mio non è un consiglio di farlo assolutamente. Pensateci con la vostra testa e decidete. Io volevo solo presentarvi il fatto. Se volete scoprire di più su MStable, ho fatto un video un po' di tempo fa dove parlavo, c'è un aggiornamento di TradingView, figo, poi me lo guardo. Dove parlavo dei progetti DeFi che mi piacciono di più, e MetaStable, MStable è uno di essi, quindi magari approfondite, capite, vedete se volete investirci oppure no e insomma fate, traete i vostri, le vostre conclusioni. Allora, ecco qua ovviamente mi è scattato giù tutto quanto, dove ero arrivato, qua, maglietta verde militare mimetica stretta in stile Dwayne Johnson, se magari dei poveri. Cautamente bullish, mi piacciono un sacco comunque queste analisi del mio vestiario e insomma l'analisi tecnica basata su quello che mi metto, fantastico, vi prego continuate a farlo perché voglio che diventi una rubrica. Ok, ciao, grandissimo, cautamente bullish, sì, proprio così, ambulanza a 1 ora e 23 minuti, bella, ok, vediamo, siamo a 16 minuti. Ciao Luca, ho visto tantissimi dei tuoi video, ma è la prima volta che ti seguo in live, sono felicissimo di regalarti il mio Prime, guarda, mi piace tantissimo che tu abbia deciso di seguirmi in live innanzitutto, perché già quello è un po' uno sforzo, lo capisco, ho chiesto di venire su una nuova piattaforma che per molti di voi era sconosciuta, ma è un esperimento che secondo me è riuscito benissimo, vi giuro, ma m'ha gasato talmente tanto questo sbarco su Twitch che non avete un'idea, vi ho visti partecipi volenterosi di partecipare e si è creata un appuntamento talmente bello che ho deciso di raddoppiarlo e addirittura di prolungarlo in durata rispetto all'ora che durava appunto sul tubo. Ciao mitico Luca, ciao anche a te. È ipotizzabile una predominanza di nuove criptomonete centralizzate nascenti dall'Europa o per esempio dalla Cina sugli attuali Bitcoin, Ethereum eccetera decentralizzati? Li vieteranno o regolamenteranno in modo da ridurne le loro operatività migliori? Cosa ne pensi? Guarda, te lo dico subito che cosa ne penso. Io penso che Bitcoin, Ether, tutte le cripto sono fatte per non poter essere ostacolate, insomma lo sappiamo anche noi che loro più le ostacoli più trovano un modo per emergere, per farsi conoscere e per farsi utilizzare, quindi io penso che ostacolandole paradossalmente le si andrebbe ad amplificare, ci hanno già provato tantissime volte, hanno provato insomma a bannarle, a ostacolarle, a vietarle, a dire no i commercianti non la possono accettare, no questo non si può fare, però vedete bene che comunque è un ecosistema assolutamente in crescita. Seconda cosa, la predominanza delle cripto centralizzate, le cripto di stato, no, come si suol dire, sicuramente sarà un trend questo degli stati che vorranno creare la loro criptomoneta, la loro moneta elettronica, ne avevamo parlato anche un paio di volte in altre dirette, in altre occasioni, ma non credo che sarà una cosa che andrà a collidere minimamente con Bitcoin e con le vere cripto. Da un lato ovviamente si parla di moneta centralizzata, quindi non molto diversa dall'attuale moneta elettronica che è magari appunto il pagamento online, PayPal, tutta appunto la moneta elettronica che ormai predomina nel mondo di internet, nel mondo degli e-commerce, la moneta è prevalentemente elettronica, insomma di contante se ne vede poco in giro. Passare da quella a un euro tokenizzato, a un dollaro tokenizzato, non ci vedo molta differenza perché comunque la centralizzazione rimane, la trasparenza non rimane, nel senso non c'era prima e non c'è dopo per ovvi motivi di privacy, insomma non è che puoi rendere pubblico il registro delle transazioni di tutti per appunto motivi di privacy e soprattutto la censura rimane, quindi questo
non fa fare nessun tipo di passo avanti rispetto alla moneta attuale. Ecco, poi in particolare se è di Stato, che non fai nemmeno il passo avanti che fa Libra, che sarebbe quello di diventare borderless, quindi la possibilità di essere spesa tanto in USA, quanto in Europa, quanto in UK, quanto in Cina. Se tu hai un euro, rimani appunto vincolato nel tuo euro col cambio, poi con le altre valute e discorsi di quel tipo lì. Quindi non è minimamente evolutivo come passo. Bitcoin, al contrario, come Ether, come le altre, fanno tutto questo, quindi sono veramente due vie completamente disgiunte e che non avranno nulla a che fare l'una con l'altra, esattamente come adesso la moneta tradizionale non ha nulla a che fare se non, come dire, un'interfaccia dove, del tipo acquisto e vendita, con Bitcoin e con le cripto. Non sono competitive, sono due alternative, due scelte diverse, hanno due utilizzi diversi, anche perché la moneta tradizionale, la moneta inflattiva, è fatta per essere spesa, per essere prestata, presa in prestito, tutti questi discorsi qua, mentre Bitcoin, le cripto hanno degli usi ben diversi che insomma stiamo imparando un po' alla volta. È diventata quasi una moneta programmabile al momento, degli asset programmabili, proprio rimanendo appunto nel tema DeFi, che è un po' il tema del momento. Maglietta verde militare, ecco un'altra analisi tecnica. Ci sono due competitor qua, per fare l'analisi tecnica. Abbiamo Tucorama e Stop Lost, che però, se non ricordo male, era Stop Lost il primo ad averla lanciata. Maglietta verde militare, possibile segnale di guerriglia tra domande e offerta. Ma guarda caso, tra l'altro, il grafico rispecchia esattamente il mio vestiario, quindi insomma ho capito che devo vestirmi di più di verde. Adesso il prossimo live arrivo con una maglietta verde fotonica e voglio vedere un candelone alto fin lassù verde che ti buca qualsiasi tipo di resistenza. Novità su Ether 2.0? Nessuna novità, io mi aspetto di vederlo nel 2021, giù di lì, perché insomma è un passaggio abbastanza drastico al momento, poi che Ether è abbastanza sotto i riflettori, insomma, causa DeFi, mi sa che cercheranno di andarci con i piedi di piombo. Me lo aspetto nel 2021, mi pare di aver letto che la stima appunto attuale è 2021. Domanda per Luca: le tue posizioni speculative sulle cripto sono in leva, consigli l'utilizzo della leva? Allora, ti dico la verità, sulle altcoins mai, non la uso praticamente mai la leva, perché opero praticamente solo spot. Cosa vuol dire? Vuol dire che compro e vendo su Binance, banalmente, ho il mio capitale dedicato alle altcoin in Bitcoin, perché opero, la mia operatività è Bitcoin, che vado poi io ho, ecco, come capitale Bitcoin. Immaginatevi questo, tutta la mia allocazione cripto è Bitcoin e in parte Ether, in parte BNB, quello che vi ho detto insomma nell'ultimo video, però non ho dollari, ok, è solo Bitcoin. Poi con quei Bitcoin in parte copro in short la posizione long quando lo reputo necessario, e le posizioni long su Bitcoin speculative le apro con collaterale Bitcoin, quindi stiamo sempre parlando di Bitcoin. Le altcoins le acquisto anch'esse in Bitcoin, ma senza leva, quindi soltanto con appunto degli acquisti o vendite spot su Binance. Al contrario, le mie posizioni speculative su Bitcoin e a volte anche su Ether e a volte anche quelle di hedging, quindi le coperture short per capirci, sono in leva. Ma cosa vuol dire aprire posizioni in leva? Non vuol dire a caso mettere un per 3, per 4, per 5 per amplificare possibilmente guadagni e perdite senza un motivo particolare, ma banalmente significa che io di solito quando apro una posizione speculativa io ho un cosiddetto capitale a rischio. Il capitale a rischio è quel capitale che perderei se il trade mi va in stop loss, ok? Quindi io vincolo quello in base a dove metto lo stop loss, calcolo il size della posizione e poi vado a usare o meno la leva, ok? Chiaramente non fa nessuna differenza usare la leva o no, è come dire io metto sull'exchange 0.1 bitcoin o ne metto uno quando il mio capitale a rischio magari è di, che ne so, 0,01 bitcoin e voglio uno stop loss molto stretto. Chiaramente mi serve la leva, altrimenti devo andare a buttare dentro un size gigantesco e magari non voglio semplicemente andare a depositare sull'exchange una quantità così alta di capitale. Quindi la leva
via libera alla leva, nel senso va saputa usare con testa e soprattutto va saputa usare per andare a quantificare con correttezza e esattezza il capitale a rischio. E soprattutto, la cosa assolutamente fondamentale, è che non deve portarci a rischio liquidazione, il che significa che lo stop loss deve essere sempre prima, deve venire sempre prima del prezzo di liquidazione, perché altrimenti sto veramente buttando via denaro, perché la liquidazione ha un costo, ha fees aggiuntive, eccetera, eccetera. Quindi questo è lo scopo fondamentalmente della leva. Luca, ma il tuo referral di Binance? Sto cambiando account per utilizzare il tuo referral. Mi sono iscritto, ma nella mia pagina dettagli vedo solo lo sconto per BNB fees. Esatto. Allora, praticamente il mio referral di Binance, che dà il diritto al 20% di sconto sulle fees per sempre, non è uno sconto vero e proprio, ma è un cashback, chiamiamolo, che alla fine è la stessa cosa. Cioè, tu fai il trade e paghi le tue fees, il 20% di quelle fees ti vengono ridate indietro nella stessa moneta con cui le hai pagate. Per vederlo, per averne atto, insomma, tu vai nella pagina account referral, mi pare che sia, e lì dovresti vedere tutte una riga per ogni rebate, per ogni cashback appunto che hai ricevuto sulle fees. Quindi tu fai il trade, paghi le fees, te le ridanno indietro, ti vengono segnate lì sotto referrals. Ciao a tutti, ciao anche a te e ben ritrovata. Idee prossima maglietta al blocco di YouTube, why always me? Sì, ci sta, ormai è veramente il, cioè, l'unico dubbio che ho quando mi sveglio la mattina è oggi cosa mi avrà fatto YouTube, mi avrà bloccato un video, chiuso il canale, boh, chi lo sa. Mamma mia, poveri noi. Da me è già il 15 di luglio. C'è il fuso orario, ecco perché. Ciao Luca, dato che prossimamente con molta probabilità potrebbe esserci un po' di volatilità su BTC, consigli di stare lontano dalle altcoins solamente quando Bitcoin strappa, in bene o nel male, le altcoin sanguinano. Allora, ti dico la verità, non si può sapere né quanto durerà la non volatilità di Bitcoin, non si può sapere come reagiranno le altcoins quando Bitcoin strapperà. L'unica cosa che si può fare è prevenire i danni qualora succedano questi scenari poco gradevoli. Quindi non direi adesso di dire boh, prevedo che Bitcoin adesso strappa, quindi non sto sulle altcoins, eccetera eccetera, perché rischiamo veramente di perdere dei gain interessanti. La cosa importante è che se apro posizioni sulle altcoins in una situazione dove c'è la possibilità che Bitcoin strappi e di conseguenza che vada a dare una bastonata, una legnata sui denti alle altcoins, cosa devo fare? Usare lo stop loss innanzitutto, che è cosa buona e giusta sempre e comunque se si opera sulle altcoins, e considerare quello scenario lì, ok? Quindi da dire, ok, io sto aprendo una posizione su Tezos, su quello che è. Cosa voglio? Allora, innanzitutto devo avere il mio setup, devo avere il mio stop loss, e ovviamente lo stop loss mi farà da come dire, scudo qualora Bitcoin dovesse decidere di diventare volatile e nel contempo le altcoins di droppare. Non c'è da aggiungere altro, secondo me, perché queste idee preventive, no, del dire ma adesso è l'alt season, ma adesso le altcoins calano perché Bitcoin, alla fine non è mai prevedibile, perché fa sempre quello che vuole lui Bitcoin e le altcoins ancora di più. Quindi il mio consiglio è questo, di valutare lo scenario ovviamente, ma non di dare niente per scontato e soprattutto di non agire in base a quello che pensiamo accadrà, perché puntualmente ci sbagliamo. Quindi stop loss, mi raccomando, da mettere, fondamentale. Con le altcoins lo stop loss è un must, cioè importantissimo, a meno ovviamente di piani di accumulo e cose di questo tipo, però altrimenti io stamperei sulla pietra metti lo stop loss. Ecco, questo è quanto. Ciao Luca, sei un grande, ti seguo da molto tempo, prima live, benvenuto anche tu Gazza, mi fa un sacco piacere. Dopo ci spacchiamo di band Tezos, tra l'altro ha fatto un tac così che è entrato direttamente su un entry che avevamo segnalato ieri stesso su Telegram. Quindi Tezos alla grande. E Band ovviamente ci spacchiamo, ma anche se lui ha già spaccato, ormai è partito a 90. E dove la listano? È MTA, intendi? All'inizio è su Balancer, quindi su Balancer non è un exchange, è un DEX. C'è questo pool dedicato proprio a MTA. Per acquistarla occorre andare
andare a fare appunto la transazione su Balancer, quindi andare lì, avere insomma MUSD, penso, perché il pool è MUSD MTA, e andare a fare, cioè come su Uniswap, come sui DEX, andare a fare questa transazione tramite lo smart contract. Non serve un account, non serve niente, serve ad esempio MetaMask o un plugin che permetta appunto di utilizzare il proprio wallet con le applicazioni Ethereum. MTA, come si può partecipare alla ICO? È possibile accaparrarsi qualche token? Esatto, quello dicevamo che su Balancer, adesso ve lo faccio anche vedere magari. Allora, Balancer, eccolo qui, ne avevamo parlato anche di questo sul mio video, nel mio video sulla DeFi Exchange, semplicemente. E qua dunque penso che già direttamente da qui si potrà fare. Dunque vediamo se c'è già, ma non credo, esatto. Comunque niente, semplicemente, che ne so, voi collegate innanzitutto il vostro wallet con MetaMask, con il Ledger, con quello che è, e non lo so, volete scambiare Ether, volete scambiare DAI, quello che volete voi, in cambio di del token stesso, quindi sarà appunto il token MTA. Non so, ve l'ho detto, vi ripeto, se si può scambiare solo con MUSD oppure no, ma secondo me no, perché Balancer mi pare che faccia da solo quel giro lì. Vediamo, MUSD, MTA, no, no, vedete, secondo me anche se utilizzate qualcos'altro, tipo Ether, e qua mettete MTA, che adesso non c'è, ma immaginate che ci sia, adesso metto Maker per esempio, e voi mettete appunto i vostri, che ne so, 100 Ether, supponiamo, e qua vi fa il calcolo automaticamente, vi fa vedere anche in che modo viene splittato sui diversi pool. C'è da vedere appunto se si può con Ether, con DAI, andare direttamente su MTA o se ci vuole l'MUSD. In quel caso lì magari prima c'è da scambiare qualcos'altro con MUSD e poi MUSD con MTA. Una volta che si collega il wallet è veramente banale, si manda una transazione, si riceve in cambio l'altro token. È un trade totalmente decentralizzato tramite appunto Balancer, che è una di queste applicazioni. Dunque caspita, prima diretta ma sono in palestra, mitico, io tra poco vado in palestra, finita la diretta mi fiondo in palestra, oggi ho spinte tra l'altro e mi esalto veramente un sacco. Ciao Luke, solitamente imposto le mie zone entry sul daily in size esponenziale quando non c'è un trend ben definito sul weekly, ok, o se non c'è un rischio rendimento abbastanza favorevole. In caso contrario divido equamente gli entry, può essere un modo corretto di operare? Si può fare di meglio? Vorrei avere un tuo parere in merito. Allora guarda, mi sembra un buon metodo, nel senso, cioè immagino tu entri, tu identifichi come prima cosa l'entry area e poi il dove metterle, dove splittarle all'interno dell'entry area dipende, nel senso innanzitutto dipende da quanto è ampia l'entry area. Banalmente si potrebbe fare, che ne so, prendi un rettangolo, un'area, e la dividi in 5 parti, 3 parti, 10 parti, dipende un po' da quello che uno vuol fare, e poi il peso si può scegliere appunto se metterlo uguale, quindi se mettere un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, piuttosto se metterlo esponenziale, nel senso che più scendi più peso c'è, dipende. Ti dico la verità, io di solito vado a identificare una zona di mezzo, ok, dove ci do più peso. Io tendenzialmente, immaginati una gaussiana, ok, una campana dove il massimo è al centro, è quello che faccio io di solito, ovvero io magari divido l'entry in 5 zone, le due sopra e le due sotto magari ci do meno peso, quella centrale ci do più peso, così, giusto per massimizzare, ottimizzare, anzi diciamo così, perché massimizzare significherebbe dare più peso all'entry più basso, chiaramente, però ottimizzare il rischio rendimento e la possibilità di miss, perché sono un po' le due cose che vanno in contrasto. Da un lato ovviamente più tendi ad acquistare in basso, a dar più peso a un entry in basso, e più hai un rendimento favorevole sul rischio. Di contro hai maggiore possibilità di miss, ovvero di perderti il trade, perché magari il prezzo non arriva così in basso, ti rimbalza e tu dici, caspita, fossi entrato più su, mannaggia me, ed ecco, niente, questo è un po' il discorso. Comunque mi sembra un ragionamento che fila, nel senso, comunque andare esponenzialmente crescendo verso il basso massimizzi il rischio rendimento a fronte di un maggior rischio di miss, poi lì dipende appunto dalla strategia che uno ha. Ciao Luca, siamo gasati oggi, ma che domanda fai?
Io sì, e io pure. Grazie sempre per i tuoi contenuti che diffondi sempre gratis e di enorme valore. Aspetto con ansia il ritorno dei video sul tubo. Un grande abbraccio. Guarda, non dirlo a me che li aspetto con ansia e pazienza ormai, come mi dicono gli amici di Team YouTube, che sicuramente ormai sono diventati esperti di cripto, cioè sono lì da un mese che se li stanno guardando uno a uno, non lo so, tra un po' mi scriveranno, mi dicono ma ascolta, ma come approfondiamo questa cosa qui? Sarebbe veramente bello. Ciao Luca, che ne pensi di CRO? Che ne penso? Allora, io penso che sia... Allora, Crypto.com è un po' un'ambivalenza nei confronti di questa piattaforma, perché da un lato è una bomba, cioè non c'è niente da dire, è una bomba, hanno un sacco di liquidità, hanno fatto un sacco di marketing, spingono veramente tanto, hanno un exchange che funziona, una carta, sono un ecosistema fatto e finito che funziona, punto. Di contro, allora, il loro token è un po' forse troppo spinto dal marketing, nel senso che c'è il discorso, beh, CRO è svincolato dalla carta, però c'è il discorso del, come si chiama, il syndicate, quello che fa le offerte, gli sconti, che pompa un po' troppo, secondo me, il suo valore. Ecco, è forse un pelino artificiale, quindi dal punto di vista di investimento non mi piace così tanto. Sicuramente, come qualcuno mi ha giustamente fatto notare, se uno diceva... vado a fare il mio calcolo, ok? Di quanti CRO detenere, dei vantaggi che mi dà, la possibilità appunto di partecipare al syndicate, eccetera, eccetera, nel tempo mi dà comunque un vantaggio considerevole, perché il guadagno poi c'è, ok? Al netto appunto degli sconti sulle cripto che si possono acquistare, eccetera, eccetera. Però ecco, dal punto di vista del mero investimento nel token, non lo so, non mi ha mai convinto al 100%, preferisco altri modelli. Ciao Luke, buonasera, ciao ciao ciao, grande, grandissimi, tutti qua, tutti qua. Domani pomperà di brutto, speriamo, speriamo. Come ieri BZRX, esatto. Tra l'altro ho letto su Twitter che quella coin lì è stata acquistata tutta tipo da uno che ha creato uno smart contract apposta per acquistarla e poi ha spammato un sacco di transazioni per impedire agli altri di farlo, una cosa incredibile. Ho il bot che leggevo, esatto, esatto. Ontology, dopo la notizia della partnership con Google Cloud, è partita. Tu li hai ancora? Assolutamente no, io ho liquidato tutte le shitcoin che avevo e non sapevo neanche di questa notizia, dirti la verità. Salve a tutti, grande Vicein Holder, ben ritrovato. Quale altcoin ci scilli oggi? Ciao Luca, Stellar ha rotto il range ma si è subito fermata. È solo l'alt FOMO oppure un progetto in cui credi? Guarda Maurizio, ti dico la verità, io su Stellar ci entrerei al momento solo speculativamente, perché... Non la holderei, cioè non ci vedo tutto sto sviluppo sulla sua piattaforma, mi sembra un po' lasciata in disparte, nonostante il potenziale ce l'abbia, interessante tutto quanto, però ahimè non è largamente utilizzata, pertanto non la vedo ancora come un investimento. Come speculazione invece sì, e il discorso del range tra poco lo andiamo a vedere, perché vale la pena appunto tenere gli occhi puntati su un eventuale entry sul retest di quel range lì. Eri te che avevi scillato AMPR? Dov'è? Secondo me sì. Ah, ANCR, eccola. ANCR alla fine è partito. Peccato, non ci ho creduto. Peccato sì, ma alla fine le altcoins sono un po' così, ecco. Terza live, grande Alessia, ben ritrovata. È sempre un piacere averti qua con noi. E vai, sono riuscito a fare il login. Ciao da Londra, grande, mi fa piacere. Beh, più siamo e meglio è. Ciao Luke, come contrastare o tenerne traccia i danni che il cambio euro-dollaro infligge al nostro portafoglio? Guarda, bella domanda, nel senso io non me ne curo, ti dico la verità. Forse è un errore, forse no. Io faccio finta di niente, io ti dico, calcolo i profitti e le perdite nelle cripto in Bitcoin, quindi figurati te il cambio euro-dollaro che cosa mi fa a me. Quando finiranno i live ne avrò una nostalgia infinita. Prima o poi tutto finisce, ma ricorderò sempre tutti gli insegnamenti che ci hai dato. Ehi, calma, i live non finiranno mai, hai la mia parola. Anzi, potranno solo aumentare, perché io non vi ho ancora detto niente, però vi faccio un altro piccolo spoiler, visto che siamo qui, siamo in confidenza ormai, vi reputo tutti amici. Io ho intenzione di dedicarmi a tempo pieno alle cripto, insomma ho tanti progetti che sto seguendo, che sto portando avanti. Al momento come un
un pazzo perché veramente sto lavorando una quantità di ore incredibile e ne sto dormendo veramente poche, ogni tanto me lo leggete in faccia secondo me. Però ecco, le cose cambieranno perché insomma è il momento di buttarsi a capofitto in questa avventura e lo farò, avrete insomma qualche notizia. Vi faccio questo spoiler, questo teaser, ma sappiate che diventerà una cosa molto più seria di quella che è adesso. Allora, ecco, tenetevelo per voi, no scherzo, ditelo pure a tutti perché sono, è una cosa che mi gasa, io voglio gasare anche voi con me, insomma, oggi vi ho buttato lì un paio di bombe che... boom, via. Cosa ne pensi di HBAR? Credo che sia un progetto molto sottovalutato ad oggi. Eccolo qua il nostro chain holder con la sua altcoin che ovviamente io non conosco. Che cos'è Hashgraph? Era quello, non saprei proprio. Guarda, la mia ignoranza in altcoins magari è una cosa che verrà sanata dal maggior tempo a disposizione da dedicare alle cripto. Vengo a lavorare con te, guarda, se qualcuno vuole, non escludo che avrò bisogno di un numero 2, un numero 3, quindi parleremo anche di quello, insomma. Se c'è qualcuno particolarmente motivato, appassionato, di cose da fare ce ne saranno, insomma. Ciao a tutti, ho solo io problemi di connessione? Allora, ricordo che cliccando sulla rotellina impostazioni si può andare a cambiare, non è vero, non si può, la qualità dello stream. In realtà a volte si può, a volte non si può. Pensavo che da affiliate, che ormai sono diventato di Twitch, potessi avere il privilegio di farvi cambiare la risoluzione, ma mi sono illuso, dipenderà dalla saturazione della banda. No, si può, benissimo, mi fa piacere. Io non posso, sono trascurato io, però se si può mi fa piacere, ecco, fate così. Luca, dal tuo video ho visto che tieni liquidità in USDC in piattaforme di SeFi, del cambio USD-Euro, è grande, vedi? Mi chiedete tutti questa cosa, del cambio euro-dollaro, io me ne frego abbastanza, sapete, ma dite che è un errore. Alla fine le fluttuazioni sono abbastanza basse, io questa fetta comunque, la fetta di liquidità e tutto quanto, soprattutto se è in rendita, ha dei profili di rischio più alti, insomma delle fluttuazioni più alte, tali per cui la fluttuazione euro-dollaro tendo a non considerarla, insomma. Quindi poi oddio, in realtà la parte in liquidità che non è in stablecoin è in euro, quindi magari quello potrebbe essere visto come un edge sulla coppia euro-dollaro. Io liquidità stablecoins è ovviamente in USD, la liquidità non stablecoins è in euro. Grande, qui abbiamo un donatore, oh quanto tempo, Teo Cala ha stampato 2 euro, vedete che c'è la Federal Reserve lì che stampa ai massimi moneta e quindi il nostro Teo ha partecipato all'inflazione mondiale aggiungendo 2 euro e donandoli a me, così li butto subito in Bitcoin, mitico. Allora, dove posso trovare il token MTA? Ecco, spero che di essere stato chiaro a riguardo, insomma Balancer, ci sarà la possibilità appunto di fare questo swap, questo cambio. Sarò curioso di vedere un po' che cosa succede al suo prezzo domani, io seguirò da spettatore forse. Quando fai un entry con scopo trend follower, lo stop di solito lo metti distante dall'entrata, la size la decidi in base a R? Esatto, cioè oddio, in realtà dipende. Però sui trade speculativi la risposta è sempre sì, nel senso che come si chiama, il trade speculativo si basa su un entry e uno stop loss, quello è fisso. Il trade puramente trend follower, inteso come magari un ingresso e un'uscita dati entrambi da un segnale di trend che può non avere quindi il concetto di stop loss, sono una cosa un po' diversa, ok? Quindi non lo so, dipende da quello. Se, cioè, le possibilità sono due comunque. Se il trade è speculativo, quindi uno dice io vedo un breakout, supponiamo da un pattern, piuttosto che insomma un setup long banalmente, io voglio entrare su quel setup e poi non mettere il take profit ma tenerlo trend follower, nel senso che magari sposto poi lo stop in alto di volta in volta finché non mi viene preso, allora lì sì, io metto lo stop loss, calcolo il mio R, il capitale a rischio, apro
call size equivalente, e se il trade va male vado in stop, se il trade va bene poi non faccio take profit subito, magari una parte sì per escludere il rischio, sempre, dipende sempre dalla politica che uno ha di gestione del capitale, oppure in più sposto lo stop di volta in volta e faccio appunto un trailing stop, che non è altro che appunto un seguire un trend grazie allo stop. Quindi se poi a un certo punto mi fa, che ne so, un lower low piuttosto che mi va a creare un nuovo setup short, vado a vendere, a chiudere la posizione. L'opzione numero due invece, ovvero quella banalmente che io entro e esco in base a un segnale di trend, che ne so, l'incrocio delle medie mobili, la pendenza delle medie mobili, quindi io ho un incrocio rialzista e uno ribassista per entrare e uscire, lì si ragiona di più sulla lottizzazione del capitale, ovvero io utilizzo una percentuale di capitale in modo da avere appunto un money management controllato anche lì e non tendere a sovraespormi, così se vado a fare un trade perdente, poi un altro, uso sempre meno capitale perché lo uso in percentuale. Dunque, dove eravamo arrivati? Eccoci qua, ok, pool balancer, qua vedo che vi aiutate a vicenda, mi fa un sacco di piacere. Luca ha chiesto durante la live di ieri airdrop di shitcoin, sì, ho visto che tra l'altro c'è stato un misunderstanding tra voi che parlavate di shitcoin e Marco, che saluto, Marco di Crypto Rivista, grandissimo, è veramente una persona fantastica con cui ho sempre un piacere a collaborare, che non avete idea, e che non capiva, no, perché lui non conosce ovviamente la nostra pratica di airdroppare shitcoin durante i live, e lui pensava alle shitcoin, ma quelle vere, nel senso che ne so, quelle poco capitalizzate, e allora niente, era divertente che si diceva, vabbè, queste shitcoin di cui si parla in chat, e io me la ridevo, mi mordevo la lingua per non scoppiare a ridere. Buonasera amici cripto investitori, buonasera anche a te Alessio, ci spieghi che se lo sai come funziona il token AMPL, è AMPLEforth, scommetto? Allora, non lo conosco ancora, anche se ne ho sentito parlare veramente tanto, un token che mi pare ci sia su KuCoin, se non erro, e che ha fatto un pump mostruoso. Adesso vado a spoilerarmelo insieme a voi, perché sono veramente curioso, sono troppo curioso, eccolo qua, dunque, vediamo che cos'è, AMPL. Ah, ho capito, dovrebbe essere una stable coin, il cui valore varia in base a domande e offerte. Sì, avevo letto qualcosa, però non mi pronuncio, sono ancora ignorante, non sono in grado di rispondere, però me l'ero segnato tra le cose da approfondire. Al momento è, mi pare, soltanto su KuCoin, ha fatto dei bei numeri. Magari me lo segno anche sul mio fantastico taccuino, perché adesso avevo in mente di fare qualche altro video sui progetti DeFi dedicato ai progetti singoli, quindi magari questo potrebbe essere uno di essi, insomma, magari potrei fare un sondaggio, che ne so. Visto che oggi volete, allora, riguardo HBAR, ecco, a tal proposito io incentivo sempre voi, se c'è qualcuno che è un pro di altcoins, a intervenire, a dire la propria. Quindi se qualcuno conosce AMPLEforth, ditelo, dite voi che cos'è, che cosa non è, cosa ne pensate, così io vi leggo e condividiamo insomma questa opinione con gli amici della community, laddove io non so e subentrate voi. È bello, questo è bello, il bello anche di una community. Riguardo HBAR, mi collego al tuo discorso sulle cripto di Stato. Sembra che venderanno il consenso a grandi corporazioni, Google, IBM già dentro, HBAR più Hyperledger, no, di gestiti dai colossi di internet 2.0. ah, ecco, è un progetto legato ad Hyperledger, quindi una sorta, diciamo, di blockchain semi privata, oserei dire. Interessante. Quindi potrebbe essere adottato, quindi sì, dalle corporazioni, dai big, dagli Amazon, Google di turno, insomma, per i loro metodi di pagamento o di tokenizzazione. Cisco, il video sulle stable non è arrivato, l'ho detto all'inizio di questo live, ma eravate ancora in pochi, quindi lo ripeto anche oggi, anche adesso. Non è arrivato perché purtroppo lunedì, cioè ieri, ho avuto un macello di cose da fare, e ultimamente a tal proposito, cioè, sto lavorando, cioè, in particolare sul discorso di token Sets, che mi sta portando via un po' di tempo, ma con estremo piacere, e quindi mi sono ritrovato lì con poco tempo, ho detto, cosa faccio? Lo faccio in fretta e lo pubblico subito, o magari aspetto ancora un po', lo faccio bene e lo pubblico più avanti? Ho scelto la seconda, non me ne vogliate, insomma, oggi siamo qui live, ci facciamo la nostra chiacchierata, giovedì dovrebbe uscire, ecco, però vi prometto che sarà ben fatto, sarà studiato, pensato e non buttato lì in fretta e furia, insomma.
Per me il token PNT XEIDU ha un grandissimo potenziale, concordi? Guarda, è un progetto che a me è sempre piaciuto, è un progetto interessante, PNT e IDU, però non lo sto più seguendo tanto, ti dico la verità. Finora quello che posso dire è che la roadmap l'ha sempre rispettata, insomma quello che doveva fare l'ha fatto. Adesso sono curioso di vedere la card quando uscirà e si inserisce molto bene nel mondo DeFi, quindi vale la pena seguirlo, ecco. Ciao Luca, avrei bisogno di capire meglio la situazione tassazione cripto. Quale metodo funziona meglio per come... guardalo qua, che chiede il Santo Graal. Quale metodo funziona meglio per convertire somme ingenti in cripto? La risposta è andare a fare una telefonata al commercialista, a un avvocato tributarista e trovare una soluzione. Purtroppo io non sono la persona che stai cercando perché non ho nessuna competenza di quel tipo lì e sarei un fuorilegge se ti dicessi come fare. Allora, qua c'è qualche altra domanda, forse su HBAR, forse no, vabbè. Allora, niente stop loss su Bit7, non ho capito. Ciao a tutti, prima live in live, grandissimo, benvenuto tra noi, spero che sarà la prima di una lunga serie. Luca, lo stop loss, non ho capito niente neanche qua. Grande Luca, una domanda: quando mostri nel tuo video la suddivisione del capitale e come allochi nei vari investimenti, per quanto riguarda la parte cash, è proprio tutta la liquidità che hai oppure una parte non la conti e la tieni come cuscinetto, tipo 6 mesi di quello che di solito si spende al mese, al di fuori quindi dell'allocazione del capitale? Esatto. Allora, quello è il capitale investito, quindi è un discorso a parte, cioè quello che vedi nell'allocazione è il capitale investito, quindi tutto quello non lo considero appunto nel cuscinetto di cui parli tu. Quel cuscinetto di cui parli tu è una liquidità che tieni banalmente sul conto bancario a disposizione. Io di solito, per gestirla con maggior comodità, magari ho più di un conto sul quale magari su uno alloco il cuscinetto famoso di liquidità necessario alle spese e qualora ci fossero imprevisti, o che appunto avere n mesi di spesa mantenendo un tenore di vita pari a quello che hai, che il mio non è minimamente ostentatorio o lussuoso, quindi non ci vuole molto, diciamo. A parte invece c'è il cash dedicato all'investimento, quindi sulla piattaforma magari dove acquisti vendi titoli, acquisti vendi commodities, eccetera eccetera, e poi c'è la parte in stable coins che è sui vari wallet, nonché sulle SFI e DeFi, eccetera eccetera, e basta, banalmente così. Quindi quello che vedi nella mia asset allocation è allocato al capitale di investimento, quindi non comprende il cuscinetto liquidità, per capirci, insomma. Puoi vedere Zillica sempre in ottica di poter andare anche short oltre che long? Ci guardiamo. Ma cosa sarebbe MUSD eccetera, cioè quella M? Quella M vuol dire che è una stable coin di no, sto scherzando. In realtà MUSD è lo USD di M stable, quindi è il meta asset, è una stable coin erogata da M stable stesso, quindi una nuova stable coin, diciamo così. Non ce n'erano abbastanza, ci voleva anche quella. È una stable coin collateralizzata da altre stable coins fondamentalmente. Quindi è così. Che wallet consigli per agire su Balancer? MetaMask è veramente comodo se non vuoi collegare il tuo ledger. Io ti dico MetaMask e vai senza paura. Accumuli solo BTC o anche qualche altcoin? Allora, io in realtà ho BTC, Ether principalmente, i miei BNB che uso per avere i vantaggi su Binance, e sto accumulando FTT, il token di FTX, con un piano di accumulo finalizzato ad averne il 2% di capitale. Perché ho la sensazione che il Bitcoin stia per bucare rovinosamente il supporto in un drawdown di qualche migliaia di dollari? Mamma mia, ma che scenario apocalittico, apocalittico a dir poco. Ma guarda, adesso andiamo ad analizzare il grafico. Comunque la candela di oggi è curiosa perché mostra domanda, in realtà è una, ha bucato, ha fatto quel laghetto lì con la shadow che poi è stato riassorbito e è ritornato nella sua comfort zone dei 9002 qualcosa, e è sempre lì. Però adesso andiamo a parlare di grafici, insomma.
Finalmente, dopo la terza diretta sono riuscito ad abbonarmi con Twitch Prime e io ti ringrazio. Vi ricordo che se avete Twitch Prime potete appunto abbonarvi utilizzando, cioè scusate, se avete Amazon Prime potete abbonarvi al mio canale facendomi una piccola donazione per voi a costo zero tramite Twitch Prime, per l'appunto, a cui avete diritto. Ma come connetto il wallet di Coinbase a Balancer? Guarda, non l'ho mai fatto, perché il Coinbase Wallet non lo uso, ma deve essere veramente veramente difficile, facile, del tipo che tu clicchi Coinbase Wallet, tu hai i fondi sul Coinbase Wallet, lui ti chiederà l'accesso, dice può questa applicazione accedere a Coinbase Wallet, tu gli dici di sì e basta, penso che sia finita lì. Mi sono messo sul tapirulan e via, camminerò per un'oretta per guardare tutta la diretta, grande, ti faccio bruciare 6.000 calorie perché ti tengo lì un'ora e mezza. YouTube si è rivenduto i tuoi video, maledetto, allora non so più cosa pensare. Sono diventati delle balene ormai. Cosa ne pensi dell'acquisizione di Swipe da parte di Binance? Si può vedere SXP token? Per rimanere in tema, forse potrebbe valere la pena investirci un pochino come hai fatto per FTT. Guarda, Swipe è interessante, però anch'esso è un token legato alla carta. Io vi dico la verità, non adoro, dovrei forse fare un salto io di paradigma, cioè svegliarmi un po' e andare avanti. Ma non mi piacciono tanto i token legati soltanto alle carte, quindi che devi holdarne un tot per avere un beneficio, eccetera, eccetera. Non lo so, mi sembra un business model che a volte potrebbe lasciare un po' il tempo che trova, perché se arriva una carta che non te li chiede più e ti dà gli stessi benefici, sbriciola la concorrenza in un attimo. Non saprei. Però vabbè, ci guardiamo. In ogni caso, ecco, visto che siamo qui a parlarne, tadan! Binance Card è la carta di Binance, poi dopo questa andiamo ai grafici, ve lo giuro, che è in partnership con Swipe, che è un'applicazione che appunto permette di avere una carta cripto, tra l'altro interessante, la volevo recensire perché è veramente competitiva come fees, permette di spendere le cripto, classica situazione. La Binance Card sarà una bomba atomica, perché permetterà di spendere le cripto direttamente dal wallet Coinbase, quindi cioè sì, ma perché mi viene da dire Coinbase? Dal wallet Binance, è un po' come Coinbase alla fine, con la differenza che se ha le fees di Binance, boom, nel senso niente un 75% più qua più là, ma se c'è lo 0% di Binance, cioè veramente disintegra tutta la concorrenza, quindi tremate crypto.com, perché insomma sta arrivando la Binance Card e vi dico, ci vedo veramente una grossa espansione. Adesso arriva in Europa, io ovviamente mi sono subito registrato per cercare di averla il giorno 1, adesso romperò le scatole, manderò una mail perché la voglio subito, io la voglio provare, mi sono già innamorato ancora prima dell'uscita, mi pare in UK e in Europa sta arrivando, ok? Quindi che dire, vediamo un po' che succederà. Allora, adesso prima di parlare dei grafici, token sets rapidamente, perché ve l'ho buttata lì solo all'inizio. Token sets, io sto facendo una collaborazione con Token sets. Cosa vuol dire? Vuol dire che su questa piattaforma, in maniera completamente decentralizzata, si può creare un set che è legato, è una sorta di copy trading, social trading viene chiamato, ovvero il trader fa le operazioni ribilanciando questo set, perché il concetto di set è come se fosse un fondo, immaginatevi, tokenizzato, dove chiunque può acquistarne una quota. Questo fondo va ad acquistare un market cap, come se fosse un token a tutti gli effetti, e il market cap equivale a tutti i fondi che ci sono dentro, va bene? Questo è un po' il discorso, chiunque li può aggiungere e alla fine il profitto viene spartito equamente tra tutti i token holder, come se fosse appunto un fondo. Il trader lo gestisce, quindi esempio c'è un set composto da USD e Bitcoin e il trader decide quando ribilanciarlo, magari metterlo tutto in USD, tutto in Bitcoin, quindi quando andare long e quando coprirsi banalmente, e quel trader sarei io. Perché finalmente mi hanno accettato l'applicazione da trader, e quindi io creerò un mio set basato su una mia strategia che è una variante della EMA Slope, per chi ha seguito i miei video che ormai riposino in pace in braccio a YouTube sul
trading automatico, e quindi appunto creerò un set con una variante di quella strategia lì a basso rischio, per quanto si possa definire basso rischio un set inerente il mondo di Bitcoin, e inizialmente lo metterò privato, quindi solo per alcuni selezionati, magari raccoglierò qualche candidatura di chi vuole partecipare fin dall'inizio, e dopodiché diventerà pubblico, quindi chiunque potrà partecipare. È bello perché è DeFi, nel senso che è tutto gestito da smart contract, quindi voi potete entrare e uscire quando volete, cioè se volete entrare nel set, iniziare a copiare le operazioni che faccio su quel set lì, potete farlo in maniera semplicissima tramite MetaMask, tramite wallet, esattamente come si fa con Balancer, con Uniswap, con tutte le applicazioni DeFi. Potete uscire quando volete, quindi non è vincolante in nessuna maniera, e mentre siete dentro vi godete appunto la mia operatività con quella strategia che decido di fare. Il mio piano è iniziare con questa strategia a basso rischio, a rischio contenuto, e poi creare altri set a rischio progressivamente più elevato, a rischio rendimento chiaramente. Inizialmente su Bitcoin, magari poi ci spostiamo su Ether, ci spostiamo su qualche token un pelino più volatile, implementiamo gli short, insomma un po' alla volta, un passo alla volta. Iniziamo con la base, con una variante appunto trend follower dell'EMA Slope, come vi ho già detto, e un discorso di riallocazione del capitale, percentuali in base alla forza del trend, insomma ho già in mente un po' come fare. E inoltre vi dirò di più, questa strategia prevedrà, cioè il set prevedrà, che quando non si è dentro a Bitcoin si va in compound USD, in modo da andare a farmare anche quando siamo in USD, quindi in stable, il rendimento passivo di compound, in modo che si fa sempre un po' di profitto, o almeno ci si prova. Ne saprete di più tra poco, perché insomma adesso sto iniziando a strutturare una pagina del sito web apposta dove spiego per bene la strategia, i rischi, tutto come si fa, eccetera eccetera, e poi insomma lo vedrete live, saprete, avrete molto presto notizie. Insomma è un prodotto che mi avete chiesto in tanti, la possibilità di copiare tra virgolette una strategia che io metto a disposizione, ed eccovelo qua. Insomma a me piace portare anche un po' di concretezza oltre le parole, quindi ci ho lavorato tanto, ci sto lavorando tanto, e vedrete che ci arriveremo. Adesso chiusa la parentesi, stop alle domande e andiamo a vedere un po' di grafici, partendo da Bitcoin. Fortunatamente non è che c'è da parlare tantissimo, perché il più lo abbiamo già detto, abbiamo la comfort zone nei dintorni di 9200 e qualcosa, che è il nuovo attrattore, e guardate che roba, cioè guardate il volume profile, cioè qua ci mostra che c'è uno stacco nettissimo rispetto a anche gli altri prezzi vicini, adiacenti, quindi è pazzesco quanto appunto è una comfort zone. Io volevo cancellare anche sto cerchiolino qua che è orribile da vedere, però il discorso è che la candela di oggi mostra domanda, vedete si è formato ultimamente un triangolo con lower highs caratterizzati da quel pattern che avevamo visto recentemente di sweep dei sopra la resistenza e poi riassorbimento, quindi questi falsi break che mostravano un bel impatto dell'offerta, e sotto di contro abbiamo higher lows, vedete, tac tac tac, qua un po' più insomma pescoso se vogliamo, anche perché adesso ci stiamo avvicinando all'apice del triangolo, e quindi che dire, volumi in contrazione, ampiezza delle oscillazioni in contrazione, un triangolo, e potrebbe essere che adesso arriva la volatilità, ma non lo so, non ci metterei la mano sul fuoco, considerando anche che l'esatta bisettrice del triangolo è quella con i volumi, è il point of control, quindi il punto con volumi maggiori. Se iniziasse una bella mossa che tende ad allontanare il prezzo da questo punto, insomma potrebbe iniziare una fase repulsiva e quindi un trend di conseguenza. In ogni caso, se mi conoscete sapete anche che io non sono un amante delle trend line diagonali, di conseguenza queste le uso come definizione di bias, ovvero qualora andiamo a superare questa linea piuttosto che quest'altra linea, ok, abbiamo un bias di un certo tipo, però non per entrare o uscire da una posizione, quindi per quello utilizzo i livelli statici orizzontali. Quali sono i livelli orizzontali più vicini? Allora, i più vicini sono sopra la nostra testa 9500 e qualcosa, e anche se in realtà vista questa anomalia, insomma
diventa un pelino meno significativo, ma facciamo che lo rimane perché è anche un livello con validità storica, mentre sotto, ok, abbiamo il pool di liquidità che si trova tra i 9.000 e gli 8.008 all'incirca, che è stato veramente attaccato più e più volte. Guardate, tac, qui, poi qui appena un pelo, qui è swippato, qui pure, qui pure, qui pure, e poi sempre c'è stata domanda che ha riportato verso l'alto, quindi è stato un pool di liquidità in domanda, in accumulazione per il momento, ok? Quindi questo, se viene bucato, che significa che non fa più da tac tac e spazza via, ma che ci rimaniamo dentro e consolidiamo, oppure che viene addirittura bucato così, potrebbe non essere un bel segno il vederlo perdere. Ecco, l'unica cosa è che qua adesso in supporto abbiamo, vicino al pool di liquidità, già il range low, che è un altro pool di liquidità, quindi siamo in una zona laddove la domanda dovrebbe prevalere, quindi serve veramente tanto volume in market sell per andare a bucare tutta questa area, altrimenti c'è tanta possibilità che una di queste due vada a respingere, quindi magari sì, con liquidazioni a catena, stop loss e simili riusciamo ad arrivare fino a questo pool, però è altrettanto probabile che poi si inizi a palesare della domanda, perché il range low solitamente, insomma, incita la domanda a entrare. Ci sono i range traders, ci sono i bulls che vogliono difendere, magari viene swipato per un po' il range low, che significa che lo buchiamo e ci rimaniamo sotto per accumulare e poi rientriamo, un po' come quello che è successo qui. Guardate, abbiamo avuto il breakdown dai 9.250, abbiamo accumulato un po' e poi siamo ritornati sopra, ecco, su una scala più grande. Ci sono, si vedono spesso, le sto imparando anche dal Forex questi pattern. A proposito di Forex, tra poco ci aggiorniamo. Oggi ho preso una, no, ieri ho preso un altro stop loss, ma vi giuro, guarda, sono stracontento di continuare a prendere stop loss perché sto imparando tante cose e sono sicuro che poi le metterò in pratica. Insomma, la mia avventura continua. Al momento non è la mia occupazione principale, perché tra tutte queste 10.000 cose capirete che il Forex è rimasto un po' una piccola nicchia anche per me, però davvero ci tengo molto e continuerò questa piccola avventura. Insomma, tra poco magari ne parliamo un paio di minuti. Il discorso che volevo finire di fare è che, appunto, sotto abbiamo tantissimo supporto, quindi tutta questa è una giga zona di supporto sulla quale, volendo, si potrebbe longare in maniera, appunto, o preventiva, aggressiva, del tipo, appunto, fare il range trader e puntare sul rimbalzo, altrimenti nel caso in cui andiamo qua sotto e rientriamo, altrimenti nel caso in cui andiamo a pescare liquidità da qui e poi rientriamo. Sono tutti setup long, va bene? Non sono setup long quelli in cui vediamo un dump con una candela che chiude bella piena e magari dopo iniziamo a lateralizzare così, senza essere ancora arrivati al range low. Ecco, in quel caso lì è molto probabile che andiamo ad attaccare anche il range low. Allo stesso modo, se andiamo a fare un giga dump così, che buca già il range low in una botta sola e chiude magari con una candela piena, anche lì non andrei magari a longare preventivamente, perché sarebbe veramente una candela predominata dall'offerta. Insomma, c'è sempre da vedere quanto equilibrio c'è tra domanda e offerta, chi sembra vincere tra i due e cose di questo tipo. Quindi l'operatività su Bitcoin, rimanendo coi piedi per terra, è al momento, non lo so, per me è no trade. Sapete, la mia esposizione è sempre net long 10% short coperto, andrei ad aprire posizioni speculative long qualora, appunto, si verificasse un setup di quel tipo lì intorno al range low, però altrimenti non vado ad aprire posizioni speculative a metà. Posizioni speculative short in realtà non credo che, cioè non punto ad aprirne, non mi sembra un'operatività da speculazione short questa per il momento, e altrimenti cambia la mia impostazione macro qualora usciamo dai due range low e range high. Un primo decisore di bias è l'uscita da questo triangolo, ma vi ripeto, è un bias per le posizioni speculative, quindi se dovessimo uscire qui, magari per chi opera intraday sul breve quant'altro, può essere un decisore di bias long, quindi andare a cercare il long, che ne so, sulle 4 ore, sull'orario, sui supporti che vediamo
vediamo già tracciati sul grafico, altrimenti se usciamo al ribasso si può andare a cercare lo short con supporti principali, la zona 8.009 dintorni, cioè 9.000 e sotto come pool di liquidità in realtà, e poi il range low qualora vediamo che questo pool di liquidità non offre sufficiente supporto, sufficiente assorbimento del dump. Tuttavia sono operatività veramente speculative ad alto rischio che non fanno francamente per me. Io preferisco rimanere a guardare in queste situazioni qui e basta, e questo è quanto. Andando a vedere invece qualche altcoin, visto che ormai l'attenzione è su di loro, diciamo, innanzitutto, ecco, visto che siamo in pieno bull market altcoins, io vi raccomando una cosa, cioè state attenti, perché le altcoins ormai le conosciamo, non continuano a salire per sempre, e tanto più salgono quanto più crollano rovinosamente, non tutte ovviamente, però la quasi totalità è un altro 2017, cioè sono andate avanti a salire che pensavamo che non smettessero mai. Chi c'era di voi nel 2017? Anzi, adesso facciamo un bel sondaggio a tal proposito, cioè voglio sapere chi di voi, cioè da che anno siete nel mondo cripto, visto che è da un po' che non facciamo sondaggi. Allora andiamone a fare uno bello bello che ci piace un sacco. Dov'è che è? Eccolo qua. Allora, gestisci sondaggio. Arriviamo, tac, gestisci sondaggio. No, non tu, gestisci sondaggio. Allora, nuovo sondaggio: da che anno siete nel mondo cripto? Allora, 2016 o prima, 2017, 2018, 2019, 2020. Vediamo, ditemi voi. Non so perché, ma io credo di sapere già la risposta che vincerà. Vi ricordo che potete votare utilizzando appunto il menu a tendina sopra alla chat, quindi mi raccomando, votate. Allora, continuiamo con le nostre alts, memory appunto del 2017, memory del fatto che il 99% di esse che stanno pompando damperanno altrettanto violentemente, quindi attenzione prima di fare l'investimento in altcoins, ecco, sono speculazione le altcoins. Allora, stavamo seguendo innanzitutto Ether, che continua il suo classico scenario, insomma, al momento è alle prese con un high, quello a 0,0261, io sono esposto long come sapete, e niente, rimango long, lo stop loss lo lascio comunque qua sotto, nonostante si stia formando questa piccola area di lateralizzazione, però mi sembra veramente esagerato andare a mettere lo stop loss qui oppure anche qui, perché rischio di farmelo mangiare involontariamente, che è l'ultima cosa che voglio, è ben impostato Ether e ci voglio rimanere dentro, cioè se andiamo a navigare qua sopra, ragazzi, cioè Ether rischia davvero di fare dei bei numeri, cioè questo diventa tutto un mega range rotto a rialzo, cioè parliamone proprio. Allora Ether è così, poi seconda posizione long Cava, che sta dando una soddisfazione veramente pazzesca. Anche Cava, eravamo entrati in questa zona qua circa, eravamo usciti anche, io ero uscito in parte all'incirca qui col senno di poi ovviamente mi do delle legnate in faccia. Però che dire, direi che siamo già sentite? A che, no, ragazzi, a che ora siamo? 1:11. Quanto avevi qualcuno all'inizio aveva detto che c'era un'ambulanza, però mi pare 1:20 e qualcosa. Quindi cioè, ha sbagliato di poco. Però palesati, chi è che 1:23 aveva detto? Chi è che l'aveva detto? Palesati tu che l'avevi detto, perché ti meriti delle shitcoin comunque. Comunque 1:23 non è ancora arrivato, quindi potrebbe magari fare un'inversione a U e tornare indietro. Vediamo. Allora, vi dicevo, Cava, io ho ancora aperto una posizione, una parte di posizione, siamo in buon profitto, quindi la tengo aperta chiaramente. Per il momento non si è ancora creato un vero e proprio low, quindi se mi chiedete dove metti lo stop loss, io non ne ho la più pallida idea, credo che aspetterò un sell off o un costrutto di inversione del tipo lower high, lower low per chiudere la posizione, però adesso non ne ho minimamente intenzione perché è in price discovery, cioè è
ai massimi e quindi col cavolo che chiudo la posizione. Ho giocato d'anticipo e mi godo questo anticipo. Poi cos'altro possiamo andare a vedere? Allora, Reserve Rights, che la seguiamo spesso. Higher highs, higher lows, quindi è uptrend anche in questo caso. Se può sembrare un rising wedge, chi lo sa, però non lo so, non la vedo in discesa a breve, a dir la verità, è in piena FOMO. Poi Cardano cosa combina? Anche lei è alle prese con un cluster di resistenza, mi pare. Da dove nasce? Sarà settimanale, scommetto. Andiamolo a vedere, eccolo qui, sì, lo vedo, lo vedete anche voi, è settimanale questo clusterino qua, che al momento è, insomma, ci stiamo zuccando contro e potrebbe, ecco, la prima zona di ritracciamento un po' peso è questa qui, che avevamo individuato negli scorsi live, mi pare. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo il nostro Tezos, che ne abbiamo parlato poco fa. Guardate, allora, se vi ricordate, su Telegram avevamo individuato questo livello come un interessante potenziale entry. Io non mi sono esposto, a dire la verità, perché la mia esposizione in altcoins, credo che, visto l'incremento di cava, credo che la terrò in questo modo. Non ho in programma di aumentarla a breve, insomma. In ogni caso, vi avevo proposto per pura condivisione l'idea di utilizzare questo 30-30 come possibile entry su ritracciamento. Vedete che aveva fatto questa rottura, è un supporto resistenza che nasce qui, è stato ritestato dal basso. L'idea era di utilizzare uno stop loss o sotto i minimi accumulativo oppure qua sotto più speculativo. E poi vedete, è ben impostato a Tezos, il discorso è quello, è in uptrend, cioè abbiamo comunque dei low sempre crescenti qua più o meno uguali, sta facendo una lateralizzazione che se poi dovesse rompere a rialzo se ne vedrebbero delle belle. Tuttavia Tezos è un progetto che mi è sempre piaciuto e quindi non, insomma, può essere interessante anche cavalcarlo in termini trend follower in questo senso. Adesso vedete, ha rotto questa zona di massimo qua, questo pool di liquidità qui. Se conferma la rottura, il suo target principale potrebbe essere questo range high qua, 3795 e dintorni. Poi cos'altro possiamo vedere? Allora, qualcuno mi ha chiesto Nexo, mi pare. Nexo che ha fatto un inciampone. Allora, se non erro, dunque dovrebbe esserci, adesso non so quando il giorno limite per detenerlo, oltre al quale non si ricevono più i dividendi, quindi fanno lo snapshot fondamentalmente del bilancio di Nexo di ogni holder, di ogni partecipante, e decidono la distribuzione dei dividendi. Non vorrei che fosse oggi, ieri o giù di lì che questo dump sia, cioè scusate, ieri più che altro, o giù di lì, e che questo dump sia causato da questa stessa cosa. In ogni caso, vedete, questa cosa qui, questa liquidità in offerta accompagnata dal dump, non è un granché, in particolare se adesso andiamo a violare questo supporto. Attenzione, molta molta attenzione. Al momento, insomma, potrebbe, attenzione a fare la possibilità di andare a fare take profit. Tra l'altro anche qua vedete che è un livello abbastanza importante questo. C'è da vedere come lo approcciamo, cioè se ci si genera domanda e ritorniamo a riconquistare i massimi, bene; se invece lo perdiamo, non bene, e potrebbe essere appunto una zona di take profit, detto anche setup short. Ontology, che mi avete detto del discorso di Google Cloud lì, cos'è? Ma dunque, nel senso, è molto speculativo. Io vi dico la verità, non tenderei a investire in Ontology per una notizia del genere, perché mi sembra più un fuoco di paglia, sinceramente, vista la forza del downtrend che lo sovrasta, visto che ci sono resistenze mostruose da questa parte. Insomma, aspettare un po' di più è il minimo, nel senso che bisogna andare a riconquistare un po' di prezzi qua sopra, altrimenti non è affascinante Ontology, secondo me. Poi io passerei la palla a voi quasi. Ah no, Band mi avevate chiesto, che vabbè, è in price discovery, quindi bene, godetevelo se ci siete dentro. Se non ci siete dentro, non è certo il momento di entrare. Personale opinione, eh. Poi ognuno faccia quello che crede.
Basta, cioè tutto lì, non c'è altro da aggiungere. Secondo me, cos'altro stavamo seguendo? Chainlink, vabbè, cosa devo, cioè, c'è qualcosa da dire su Chainlink? No. La definizione di FOMO, non lo so, non capisco tutta questa FOMO. Il settore degli oracoli, insomma, è molto affine al settore DeFi, quindi l'altro è Tellor che vale la pena seguire, non ancora listato sui big, ma che secondo me è, come dire, aspettate che lo andiamo a vedere. È già, cioè, subisce lo stesso la FOMO, intendevo. Aspettate che lo andiamo a vedere. Tellor, eccoti qua. Insomma, vedete anche voi che ha fatto un pampettino mica da ridere. Negli ultimi, vabbè, da novembre ha fatto qualcosa come 4 per, ma sì, cosa sarà mai un 4 per? Ormai non ci stupisce neanche più, vabbè. L'altro giorno leggevo qualcuno che mi diceva, sì, ma quale bolla, no? Non è niente, siamo solo all'inizio. Boh, quale bolla? Abbiamo fatto dei multipli, delle altcoins hanno fatto 3, 4, 5 per, quindi vedete un po' voi. Allora, adesso, tra poco, mi giro alle vostre domande, facciamo l'angolino Forex, che come sempre è divertente, e in particolare la mia ultima posizione, questa qui su dollaro yen. Ho voluto fare un trade molto aggressivo ieri su dollaro yen, basato sul discorso del triplo sweep, vi ricordate? Io un pattern che ho notato molto spesso è il triplo sweep prima di andare a dumpare, ok? O a pompare. Quindi fondamentalmente si forma una zona di liquidità. Adesso l'exchange che vi mostro è sempre quello che utilizzo, ovvero Prime XBT, che mi permette di andare a operare con collaterale Bitcoin senza KYC sul Forex, ed è quello per cui lo sto utilizzando. Veramente comodo, mi sto trovando bene, insomma, niente da dire se non che quello, cioè, ve lo sto mostrando per questo, la piattaforma è questa. E fondamentalmente qua vedete il triplo sweep, cos'è? L'andare a creare pool di liquidità, poi andare a mangiare ancora da questa liquidità e insomma, invertire, e poi di nuovo sui 15 minuti, che è un time frame che non mi sognerei mai di usare sulle cripto, ma sul Forex sto cercando di imparare, insomma, a fare questo percorso qui, che per ora si sta traducendo solo in stop loss, ma è veramente interessante, perché davvero si impara da quello, secondo me. Spero di prendere più stop loss possibile. Il triplo sweep di solito preclude, cioè anticipa, diciamo, un movimento, cioè spesso noto questo sui 15 minuti, e quindi avevo voluto farlo anche ieri. In realtà si vede forse un po' meglio su TradingView, che avevo no, guardate, avevo messo qua perché adesso sul mio trading journal, che trovate adesso, per chi poi ci segue sul tubo, lascerò il link in descrizione a tutto per il Forex, anche per chi mi vuole seguire sul percorso Forex, lascio degli snapshot così che li commento, insomma, sul trading journal, in modo da avere l'idea di che cosa sto facendo. La mia idea, vedete, c'era una resistenza in passato qua, e volevo andare a prendere lo short sullo sweep di quella resistenza lì, cosa che spesso succede. In particolare perché, vedete, c'erano già stati degli altri sweep, due sweep. Volevo prendermi il terzo e poi andare a godere, insomma, di quello short. Che cos'è accaduto? Indovinate un po', guardate, pazzesco è questo, perché è una cosa che capita veramente spesso e da cui c'è solo da imparare. Ha sweepato, quindi tac, vedete, l'ha preso, quindi il mio setup è entrato alla grande. Poi mi ha iniziato a andare un po' in profitto, poi ha rimbalzato un po'. E poi cos'è successo? Ha fatto un altro sweep a rialzo, ma ha preso lo stop loss e ha dumpato, poi di nuovo tac tac. Allora, la lezione qual è? Vabbè, innanzitutto che c'era un movimento un po' rialzista, volendo. Io avevo visto che sul light time frame era più bearish, perché c'era una struttura sull'orario, le 4 ore, di lower highs, lower lows, e allora cercavo lo short un po' per quello. Avevo visto questa resistenza interessante, ho detto, boh, di sicuro questa candela è decisiva, perché c'è una shadowing importante, ci sono dei volumi importanti, e quindi è una candela che contiene liquidità, insomma. E ho detto, boh, lo sweep andrà, lo cercheranno, cioè si cerca di bucarlo per poi ritornare giù, per andare a fare la pesca di liquidità. Quello che accade anche sulle cripto accade anche sul Forex. Il problema è che sono stato un po' avido
perché ho cercato un rischio rendimento molto alto, volevo arrivare fin qua addirittura, e quindi mi sono un po' perso le possibilità di take profit che ce n'erano state. Quindi su dei trade così devo stare un po' più attento. Era un trade molto anticipatore e non conviene forse puntare a un rischio rendimento così alto con uno stop così stretto. Insomma, devo ancora aggiustare un po' il tiro, però ci lavorerò su, chiaramente. Adesso niente, ritorno subito a voi. Come sempre mi potete seguire nella mia avventura Forex su Telegram, vi ricordo, dove non spammo le posizioni, perché ovviamente noi siamo sempre un canale cripto, interessati alle cripto, però ogni tanto pubblico qualche spunto, qualche idea, qualche posizione, qualche riepilogo, magari ho le lezioni che apprendo, le condivido con voi, altrimenti potete seguirmi sul Trading Journal, che lo aggiorno in tempo reale, e potete trovare tutti i miei stop loss che prendo su Prime XBT. Insomma, mi sta piacendo questa avventura. Torniamo a noi, dai, chiedetemi qualcosa, fatemi le ultime domande che poi vi saluto, visto che siamo quasi alla fine. Allora, vediamo, grafico di H-bar, andiamolo a vedere subito. Eccolo qua, H-bar BTC. Ma che dire, andiamolo a rifare da zero, perché è curioso, è un grafico strano, soprattutto vedendo tutti sti pump, cioè pump dump, che rende veramente difficile l'analisi. Andiamo a vedere il settimanale. È una specie di battito cardiaco, una cosa di questo tipo. Non lo so, sono veramente in difficoltà. Io vi dico la verità, non traderei mai un grafico del genere, cioè non saprei veramente che posizione. È neutrale per definizione. È nato da poco, ha fatto un mega minimo, un pump, un mega massimo, e poi è ritornato sul punto medio. Non ci trovo nessuno spunto, cioè possiamo andare a definire, volendo, questo canalino qua, questa sorta di range, ma cioè neanche troppo. Poi sul giornaliero come si traduce? Si traduce con qualche falso break, falso movimento, volumi abbastanza bassi. Bah, che dire, io graficamente non lo traderei mai, ti dico questa mia sincerissima opinione. Vedete, farsi un sacco di spike sopra e sotto, ma non fa per me, non fa assolutamente per me. H-bar all in addirittura. BNB, brava, BNB. Scusa, non volevo dirti bravo, giuro, è che sono troppo abituato ad avere solo uomini nei live. Allora, BNB è stra interessante, perché io ci ho piazzato un entry oggi, e quindi me lo stavo per dimenticare, e ti ringrazio di nuovo per avercelo ricordato. Allora, BNB ha chiuso quello che è un potenziale costrutto di costrutto di bottom molto importante, questo che è una deviazione da questo range, che era range high, range low fondamentalmente, e il range low poteva essere visto come questo, con liquidità sottostante. Vedete, pescato un po' qua e così via. Quindi il discorso è che abbiamo deviato a ribasso qua all'interno di quest'area verde, abbiamo accumulato un po', e poi pam, reclaim the range low, che è un segnale veramente forte. Adesso che fare? Io quello che ho intenzione di fare è entrare in quest'area, tac, quindi su una flessione, su un ritracciamento, piazzare l'entry con stop loss sotto i minimi. Io ho già l'holding, lo sapete, dei miei BNB, e quello non fa parte delle posizioni speculative, perché speculativo questo entry significa è mirato ad accumulare più Bitcoin, quindi non fa parte nell'asset allocation dei miei holding in BNB, che invece li holdo per i benefici su Binance, ok? Il referral col 20% di sconto, gli sconti sulle fees, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ricapitolando, entry speculativo con area di ingresso questa, che va tra i 0.00188 e 0.00184, diciamo, dove il top è delimitato da questa shadow e il bottom è delimitato dal range low, insomma, sul settimanale questo è il livello di supporto più forte. Anche qui si potrebbe ritornare alla domanda che era stata fatta prima, ovvero come frazionare l'entry in questi punti. Allora, io lo ho frazionato in 5 di nuovo, con massimo entry in mezzo, quindi il size totale è R di questa posizione, con stop loss qui sotto, quindi significa che
se BNB scende e poi fa nuovi minimi, io vengo stoppato e chiudo con meno R, che è il 2% del mio capitale speculativo, ok? Quindi quello è meno R. Basta, nel senso, questo è lo stop loss. Take profit non definito, nel senso che me lo cavalcherei trend follower, perché Binance Coin, vabbè, è una coin che è una bomba secondo me, e soprattutto, cioè, se andiamo a pescare, cioè, visto che arriva la carta, ci sono tante novità, c'è stato il burn eccetera eccetera, il target principale potrebbe essere innanzitutto, per chi vuole operare più sul breve, magari una via di un range middle tipo 0.0021, poi abbiamo, volendo, questi top, volendo abbiamo il range high, però insomma io credo che lo cavalcherò trend follower fino al palesarsi di un setup short sempre su time frame giornaliero. Ecco, questo è un po' il mio piano su BNB. Come vi dicevo, meno R, cioè R totale come capitale a rischio, a quanto siamo? 1,27, no, non ci siamo, non ci siamo proprio. Però si palesi quello che ha detto 1,23, perché cioè la media è quella. 4 minuti, che time frame ho messo? Allora, basta farsi distrarre dalle ambulanze. Allora, dicevo, R capitale a rischio complessivo con un size diviso in 5, un entry diviso in 5 e il massimo al centro, quindi è il profilo gaussiano. Quindi magari metto R mezzi come entry centrale e il restante R mezzi lo divido in 4 e lo spalmo sulle altre posizioni. Tutto lì. Bene, questa è la mia posizione che sto puntando appunto su BNB. Adesso volevo pulire un po' il grafico perché ci ho scritto un sacco di maialate, tac tac tac, e salva, che altrimenti mi rimane lì e poi ci metto 4 anni a cancellare tutto. Dove trovo la data limite per avere il token Nexo con cui avere il dividendo? Guarda, facciamo così, te lo dico subito. Nexo dividend, avevo letto l'articolo non tanto tempo fa, 15 agosto, guarda, te lo dico subito, abbiate un po' di pazienza. Ecco, il 5 agosto è la data, quindi no, direi che siamo ancora lontani. Ovviamente ricordo che è diviso in due, c'è questo base dividend che è per tutti coloro che il 5 agosto detengono dei token Nexo, e il loyalty dividend che invece è dedicato a chi li detiene da più tempo, quindi non solo che li compri il 4 agosto così il 5 agosto ce li hai, ma per chi ce li ha da più tempo, insomma, viene premiato per la sua lealtà, insomma. Basta, ecco, tutto qua. Benissimo, allora vediamo un po'. Su BNB entreresti con leva per 3? Perché con leva per 3? Perché no, in realtà entrerei con quel capitale a rischio lì, deciso. Nel senso che se scende di... Allora, andiamo a fare un'ipotesi, non lo so. Se io voglio andare a posizionare un long qui, ok, con lo stop loss qua sotto, significa che il meno 11,23% mi fa perdere R, ok? Quindi io devo sapere quanto è R. Supponiamo che R, che ne so, è $1,000, vado a fare il calcolo, significa che devo comprare un ammontare di BNB tale per cui se scende dell'11,23% io ho una perdita netta di $1,000. Quindi non per forza ci deve essere una leva particolare, l'importante è che il size sia ben definito, ok? Questo è il discorso. Leva 100 su un altcoin, sì, ma sì, andiamo a giocare la schedina e via. Dunque, la doppietta non ha prezzo, via, la doppietta di ambulanze è una cosa mai vista. Barabba, tu sei in ritardo, mi spiace, che te devo dire? Allora ragazzi, io con questa vi saluterei, con questa doppietta di ambulanza e questo, insomma, abbiamo fatto un bel tuffo nelle altcoin, un tuffo nei grafici, vi ho fatto un paio di spoiler che tac tac tra token sets e il mio essere full crypto il prima possibile, credo di avervi gasato abbastanza. Mi raccomando, seguitemi sempre, intanto mettetemi un like qui sul tubo se mi state seguendo sul tubo, perché tra poco metto
lasciato la differita e quindi ci sarà un po' di gente che mi segue sul tubo, e mettetemi un like per gasarmi e seguitemi, mi raccomando, su Telegram, dove vi do tutte le novità del caso. Quindi quando c'è una novità su Telegram io la posto, siete sempre sul pezzo se mi seguite su Telegram. Seguitemi anche altrove, vi incentivo però a farlo perché non vi costa nulla, insomma ogni social ha il suo perché. E che dire, basta, trovate tutti i link in descrizione, tutto il materiale utile in descrizione, anche per seguirmi nel percorso del Forex. Se avete domande, qualsiasi cosa da farmi, ci sono i modi per contattarmi. E basta, detto questo, vi ringrazio per avermi seguito, per la pazienza, per la voglia sempre di partecipare ai live. Ci vediamo venerdì in live e giovedì con le stable coins. Buona serata e alla prossima. Ciao a tutti.